Iniziamo tanti. 30 secondi al stesso. Dai, 30 secondi. Prova. Onorevole Patriciello, allora, quarto per il secondo, per il quarto mandato consecutivo, che cosa significa concretezza e che cosa significa avere un rapporto diretto con l'Europa per un territorio? La concretezza è la parola più importante. Io credo che oggi è finito il tempo di parlare, noi abbiamo bisogno di agire, meno parole, più concretezza. Il mondo imprenditoriale, il commercio, l'artigianato, i piccoli e medi imprenditori che sono il tessuto portante della nostra economia hanno bisogno di sapere domani mattina qual è il loro destino. I giovani non vogliono il reddito cittadinanza, vogliono lavoro, non vogliono sentirsi giovani di serie B, ma chiedono alla politica con la P maiuscola risposte chiare, immediate. E solo con l'Europa, un'Europa nuova, dinamica, moderna, un'Europa più efficiente, possa avere risposte. Noi dobbiamo riagganciarci all'Europa. Dobbiamo tornare ad essere la parte della locomotiva del paese, non solo, ma dobbiamo essere il paese in Europa che abbia un ruolo traino, un ruolo importante, un ruolo guida come lo siamo stati negli anni precedenti. Per fare questo c'è bisogno di più Europa, un'Europa più moderna, un'Europa cambiata. Dobbiamo affrontare le emergenze del momento, nella fase in cui la geopolitica è cambiata. C'è una fase di emergenza dovuta all'immigrazione, un'emergenza del terrorismo, un'emergenza dell'economia, un'emergenza del lavoro. Sono i quattro pilastri fondamentali su cui l'Europa si deve confrontare. Per fare questo c'è bisogno di mediare all'interno dell'istituzione le cose da fare. Non possiamo isolarci, non dobbiamo andare da soli, dobbiamo fare alleanze con gli altri governi, dobbiamo essere una cosa unica soprattutto con il paese del Mediterraneo. E con il Mediterraneo noi ci ritroviamo, con la Francia, con la Spagna, con il Portogallo, con la Grecia, con la piccola Malta, è con loro che dobbiamo fare il sistema. Con loro siamo capaci di cambiare l'Europa, non di contrastare la linea tedesca che è alleata con i paesi, con la Polonia, con la Romania, con quei paesi, diciamo, il front ex-est, ma noi dobbiamo fare, diciamo, corpo e dobbiamo fare sistema all'interno dell'Europa per governare questo cambiamento. L'attende un bagno di folla qui dentro, c'è il Molise che l'aspetta. Che cosa promette al Patriciello? Molise al sud, secondo me? Al bagno di folla sono in qualche modo abituato. Mi emoziona, mi rincuora, mi riempie di responsabilità, mi fa sentire me stesso. Cosa mi aspetto? Cosa voglio dire? Io dico una sola cosa ai miei concittadini, ai miei amici, a coloro che da 15 anni mi danno fiducia per giungere e per andare a sedere sui banchi degli scanni del Parlamento europeo. Allora dico una sola cosa, di continuare ad essere me stesso, di continuare nel mio modo, nel mio pragmatismo, la mia concretezza e continuare a rappresentare il Mezzogiorno d'Italia in Europa, perché credo che ce n'è bisogno. Aldo Patriciello, lei ha dichiarato a un giornale nazionale che si sente di poter prendere più voti di Berlusconi. Non ho dichiarato questo. Il giornalista mi ha fatto una domanda che ritiene che sono più forte degli altri. Io ho detto una sola cosa, io non conto i voti, mi faccio un rivendo alla gente, interpreto quello che è la voglia dei cittadini del sud, cerco di essere portatore della progettualità in Europa, poi i voti si contano dopo me prima. Grazie a tutti.